L'aveva promessa questa manifestazione qui sotto alla sede del comune, effettivamente manifestazione c'è, anche molto partecipata. Ma assolutamente, perché è successo un fatto gravissimo dal punto di vista della democrazia, della partecipazione, della rappresentanza democratica dei cittadini. Non è un fatto di Valdo e Buonaventura di Ilaria Tesa. Dopo un anno si fa un rimpasto, è una cosa assurda, ma è successo. I rimpasti si fanno dopo dare una valutazione dopo qualche anno e dando valutazione del lavoro svolto dagli assessori. Qui la situazione è completamente diversa, quindi non si è tenuto conto del rispetto degli elettori, sono tanti che hanno votato Ilaria De Sandis e Valdo di Buonaventura, e quindi andava dato un segnale, perché queste cose non dovrebbero mai succedere, da una parte e da un'altra. Ancora più grave se succede da quella parte del centrosinistra, che spesso professano valori, parlano sempre di democrazia, di partecipazione, di rispetto delle regole, ma insomma, qui mi sembra che le regole siano state oltraggiate, perché, ripeto, non si è avuto rispetto degli elettori, è un fatto grave. La raccolta firme dovrebbe partire dagli elettori, dai cittadini. Se ci sarà questa volontà degli elettori e dei cittadini, è un discorso che potremmo portare avanti, però secondo me non deve partire da Valdo di Buonaventura, perché sembra un atto di rivalsa verso l'amministrazione. Deve essere, se parte dai cittadini, noi siamo pronti a sostenerlo. I pensieri sono rivolti al futuro, naturalmente io continuerò a stare a sinistra, continuerò a essere sempre accanto dei più fragili, dei più deboli, così come d'altro canto tutta la mia vita l'ha dimostrato, attraverso la collaborazione che continuerò ad avere con le varie associazioni che non sono state compagne di viaggio solamente in questo periodo esaltante della mia vita, ma che lo sono sempre state da quando sono ragazzina. Questo è il pensiero che ho. Naturalmente rimane un grande dispiacere, più che altro da un punto di vista umano, perché penso che il sostegno da parte mia nei confronti del sindaco non è stato mai, c'è sempre stato. Gli ultimi 4 mesi per me sono stati dei mesi molto sofferti, pieni di sofferenza, perché notavo che il sindaco mi ha escluso, non mi chiamava, mi evitava, e questo mi ha fatto molto male dal punto di vista umano. Non credo che quella lettera sia una lettera non al miele, è una lettera che riporta esattamente, anzi in maniera molto più edulcorata, quello che io ho detto al sindaco quando mi ha dato questa comunicazione, ma soprattutto perché me l'ha data a 2 ore dalla ricomposizione della nuova giunta, senza fare con me un percorso, perché se mi avesse detto: Ilaria, io ho un problema, io non sono legata alla poltrona, proprio perché so che per dare un contributo alla comunità ci sono tante forme. Se mi avesse detto 3 mesi fa: Ilaria, io ho un problema, io mi sarei dimessa tranquillamente, e probabilmente oggi, se incontrandolo, ci salutavamo. Cosa che invece lui ha distrutto proprio un lato umano che per me è molto più importante della, tra virgolette, politica, perché questa non è politica, è molto più importante, e questo mi ha creato molta sofferenza. Ora Fallini. Sono due consiglieri, sono dei consiglieri che sono stati sempre molto sostenuti dal sindaco, non penso nulla, come non ho mai pensato nulla di loro. Il problema è che evidentemente avranno subito questa loro sconfitta, che poi non è una sconfitta, il fatto che sono stati votati meno rispetto a me ha creato in loro dei problemi, insomma, ecco, però sono due consiglieri, continueranno a fare i consiglieri e faranno la loro vita.